Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Ben ritrovati, ragazzi. Allora, andiamo a controllare quanto abbiamo fatto questo pomeriggio in questa terza giornata, la mo cagata contro l'Alessandria di Fulvio Forin. Abbiamo vinto 2-1 al minuto numero 93 con il gol di Giulio Favale. Quindi pochissimo. Va bene lo stesso! Va bene lo stesso! Va bene lo stesso! Va bene lo stesso! E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! Che vittoria! In extremis, allo scadere, praticamente all'ultimo secondo, in scivolata ci pensa l'ex Cesena e Virtus Entella. Giulio Favale, arrivato con la maglia biancoscudata praticamente nelle ultime ore di calciomercato, regala 3 punti pesantissimi, 3 punti importantissimi, 3 punti che ci proiettano al secondo posto in classifica a quota 7 punti con 2 vittorie e un pareggio in questa fase iniziale di campionato, aspettando prima il turno infrasettimanale, mercoledì sera allo stadio Euganeo contro l'altro fanalino di coda del Novara di Daniele Buzzegoli, che è stato sconfitto, che è stato distrutto. Umiliazione totale per i piemontesi questo pomeriggio al Silvio Piola con una sconfitta clamorosa 0-3 partita contro il Trento di Tedino, che è andato ad espugnare il Silvio Piola. Trento, Padova, Mantova e Vicenza a quota 7 punti al secondo posto, alle spalle di un inarrivabile in questa fase iniziale, la Virtus Verona di Gigi Fresco, che vince e convince il derby tutto veronese contro il Legnago Salus, la seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita domenica scorsa proprio contro i biancoscudati. Va bene lo stesso, ragazzi, va bene lo stesso. 3 punti pesantissimi, sicuramente una prestazione che lascia ancora troppi dubbi, perplessità, domande su questa formazione, che probabilmente comunque verranno svelati al primo test gravante, al primo test importante tra poche settimane. Probabilmente già domenica prossima avremo qualche risposta in più sull'effettivo comunque sviluppo e su quello che potrebbe nascere da questa formazione, dai nostri biancoscudati, che intanto però con qualche difficoltà di troppo, perché quando riesci ad espugnare un campo come il Moccagatta in questo giorno 17, perché quest'oggi 17 settembre 2023, erano passati effettivamente 2 anni e 3 mesi da quella giornata che vorrei dimenticare il più presto possibile dalla mia mente, ma è quasi impossibile dimenticare quel tardo pomeriggio, quella serata, la mo cagata con l'errore dagli 11 metri da parte di Gasbarro, che poi è costata la Serie B per la formazione biancoscudata di Andrea Mandorlini, in quella finale playoff tra andata e ritorno, la traversa della Latta e anche l'errore sottoporta davanti a Pisseri da parte di Tommaso Biasci. Ragazzi, tornando però quest'oggi al ritorno qui al Moccagatta per la terza volta, la Padova riesce alla fine ad espugnare questo campo. Era già successo in passato, più o meno recente, contro la Juventus Next Gen, con il successo prima firmato proprio da un colpo di testa di Della Latta e a marzo del 2022.
con una vittoria, rimonta in quell'occasione per la formazione bianco-scudata di Massimo Oddo, ed era successo anche lo scorso settembre con i gol di Liguori e Cretella, sempre contro i giovani bianconeri. Quest'anno invece una partita sofferta, perché la Padova, dopo aver rischiato su una conclusione di Anatriello, l'ex Bologna Primavera, la risposta di un ritrovato in campo dopo le due giornate di squalifica Sant'Antonio Donnarumma, qualche però uscita a vuoto come ad inizio di ripresa, quando poteva costare caro l'errore dell'ex terzo portiere rossonero, del fratello di Gigio Donnarumma. L'errore, però comunque grande risposta al sesto sulla conclusione di Anatriello. Padova che passa all'undicesimo grazie al cross di Radrezza, ancora una volta il nostro regista che diventa decisivo all'interno di un'azione che comunque alla fine dei conti porterà al vantaggio bianco scudato in quel della Mocagata. E la cross di Radrezza, il colpo di testa di Nico Kirwan, la risposta in un primo momento di Liverani, tap-in vincente per il secondo gol in questa stagione dopo gli 11 realizzati per il nostro liquore preferito Michael Liguori, che sblocca il match al Mocagata. Padova in vantaggio, Padova che però accusa il colpo, la pronta risposta della formazione di Fulvio Fiorin con la conclusione con il mancino di Mastalli che colpisce il montante, e poi il pareggio per la formazione piemontese per i grigi, che porta la firma sempre di Gennaro Anatriello. Il primo gol in campionato sulla cross preciso di Ciancio, si riesce a liberare della retroguardia difensiva bianco-scudata. L'errore di marcatura, questa volta di Dellicarri, lo stesso ex Como e Salernitana che al 41esimo comunque rischia di riportare, di ribaltare ancora il match. Dal montante di Mastalli al palo bianco scudato con una conclusione con il destro al volo, conclusione che poteva regalare anche il doppio vantaggio prima del momentaneo pareggio piemontese firmato, come detto, da Anatriello. Il secondo tempo, anzi, il primo tempo si conclude con una grande parata di Antonio Donnarumma, sempre su Anatriello, sul colpo di testa dell'ex giovane attaccante della Bologna Primavera. Ripresa, uscita a vuoto di Donnarumma, e Anatriello non sfrutta l'errore dell'ex portiere rossonero. Secondo tempo che vede anche comunque la solita staffetta di cambi con l'entrata in campo al posto di Nicolò Bianchi, di Jacopo Dezzi, e poi successivamente anche la staffetta lì davanti tra Portolussi e Palombi, ex di turno 2 anni fa con un anno fa con la maglia dei grigi in serie cadetta. Rossini, Favale e Fusi, questi sono gli ultimi 3 cambi per Torrente, che ci crede fino all'ultimo. Occasione sprecata da Rossini all'85esimo con una conclusione alta sopra la traversa. Ci pensa invece l'ex Cesena e Virtus Entella. Come detto, l'ultima aggiunta nella sessione di calcio del mercato estiva, l'ex Entella in mischia regala un successo ormai che a cui no, comunque non ci sperava più nessuno. Una vittoria fondamentale, una vittoria di cuore, di volontà. Una vittoria che ci regala, come detto, il secondo posto in classifica alle spalle di una quasi inarrivabile per il momento Virtus Verona, che vince e convince nella terza giornata, nella derby tutto veronese contro il Legnago Salus di Massimo Donati. Ma il Padova espugna finalmente la Mocagatta grazie al primo gol con la maglia bianco scudata, siglato da Giulio Favale al minuto numero 93 in extremis. E come detto all'inizio, va bene lo stesso. Ci vediamo tutti quanti mercoledì sera allo stadio Eugenio per il quarto turno del girone A di Serie C, una partita importante prima del possibile big match
in testa alla classifica contro la formazione di Luigi Frescola, Virtus Verona, che arriverà allo Stadio Euganeo invece domenica prossima a partire dalle ore 18:30. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!